cammino con i migranti, percorrendo le uniche vie possibili, quella dell'accoglienza del cuore, non solo materiale, e quella del Vangelo della Misericordia. È questo che la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 17 gennaio vuole celebrare, ed è per questo che quella di domenica è la festa dell'incontro, un momento chiave del Giubileo per farsi prossimi davvero a questi nostri fratelli, vittime di guerre, fame e povertà, il cui grido oggi interpella ogni cristiano. Monsignor Guerino Di Tora, presidente della Fondazione Migrantes. L'idea dell'accoglienza che il Papa ci propone non è semplicemente un'accoglienza materiale, tipo mi vengono messi in un appartamento e abbiamo sistemato il discorso. È il prendersi carico di una famiglia, è il prendersi carico di queste persone. Quindi tutto quello che compete ed è necessario per poter trovare il senso di una realizzazione. Quindi quella realtà di un prendersi carico che rappresenta poi la parabola del Samaritano raccontata da Gesù. 27.000 le parrocchie coinvolte nelle iniziative della giornata in Italia, che vede la presenza di 5 milioni di stranieri, ma le principali saranno nel Lazio, regione capofila per numero di immigrati e delle loro comunità cattoliche. Domenica in 6.000 di 30 nazionalità diverse partecipano prima all'Angelus in piazza San Pietro, poi passando la Porta Santa alla messa in Basilica. Ai piedi dell'altare anche la croce di Lampedusa per ricordare il viaggio drammatico che per oltre 3.700 persone nel 2015 si è concluso in fondo al Mediterraneo. Memoria di drammi che non devono più accadere, ma anche auspicio di un tempo nuovo fatto di accoglienza, appunto, e di percorsi di integrazione. Lo spiega a Monsignor Giancarlo Perego, che guarda con timore alle reazioni xenofobe di questi giorni a Colonia. Occorre invece investire fortemente perché le persone immigrate, questo popolo di 5 milioni, possono effettivamente essere un popolo che venga via via incluso dentro i percorsi di vita normali e si creino effettivamente dei percorsi di integrazione per i bambini a scuola, 800.000 bambini nelle nostre scuole, per le persone che oggi sono escluse dal voto amministrativo e che invece vivono regolarmente nel nostro paese. Finalmente i giovani possono fare, anche i giovani immigrati, fare un percorso di servizio civile. Occorre lavorare molto anche perché il tema delle famiglie miste sia considerato con molta attenzione, oltre 400.000. Sono tutti temi che chiedono effettivamente integrazione, che è la parola vera per rendere sicuro il nostro paese. Tutto ciò che crea contrapposizione, conflittualità, crea insicurezza. Di fronte alle risposte di chiusura di certi governi e all'inevitabile paura dell'invasione, il Papa all'Angelus del 6 settembre scorso aveva chiesto a parrocchie, chiese e santuari di tutta Europa di aprire le proprie porte, e la risposta delle realtà ecclesiali è stata sorprendente. 5.000 le persone accolte in Italia nel giro di pochi mesi, oltre alle 23.000 già ospitate. Bisogna fare di più, insiste però Monsignor Perego, sul fronte della gestione dei flussi, di procedure di identificazione e ricollocamento comuni in Europa, senza mai dimenticare che la Misericordia si coniuga con la giustizia.